basso è comunque di 2 punti sotto il nostro. Di vino. Non c'è uno spiraglio di luce nemmeno per i giovani. Il tasso di disoccupazione sale ancora e non solo sfiora il 44%, ma peggiora di oltre mezzo punto in un solo mese. Unica nota di colore sono i numeri degli inattivi, ovvero coloro che non hanno lavoro e non lo cercano neppure. Diminuiscono, segnale piccolo, forse, di un recupero di speranza. Numeri di cui il ministro del lavoro si dice consapevole, proprio per questo sono state introdotte le misure previste nella legge di stabilità e i decreti di attuazione della riforma del mercato del lavoro, riforme di cui però, dice, si potranno vedere gli effetti. Solo che Natale per questi porcellini non viene mai. Alla fine è tornata, esorcizzata sia a livello comunitario che più volte nelle stesse dichiarazioni del presidente della BCE Draghi, la deflazione oggi è di nuovo un'amara realtà per tutta l'Eurozona. E non succedeva dal settembre del 2009. Meno 0,2% e solo un anno fa eravamo a più 0,8%. Pesa il recente crollo dei prezzi dell'energia, anche se le dinamiche deflattive erano in moto almeno da 7 mesi. Deflazione è quando i prezzi invece di aumentare diminuiscono, il che sarebbe una cosa buona per i consumatori, se non fosse che di fatto sta a testimoniare un'economia stagnante che non produce domanda e quindi deprime l'offerta anche in Germania, pure lì in deflazione. Tanto che lo stesso Draghi ha ripetuto quanto la Banca Centrale Europea sia pronta a sostenere con tutti i mezzi politiche mirate a tenere il tasso di inflazione stabile al 2%, praticamente un miraggio, visto il meno 0,1 di dicembre, anche se proprio oggi dal direttivo della BCE si attendono notizie sul da farsi, nell'immediato soprattutto. Tanto che le borse a metà seduta galoppano, attendendosi l'avvio del quantitative easing della BCE. Da noi a dicembre inflazione a zero, anche stavolta il dato è in calo rispetto a novembre. Ma se guardiamo i prodotti del cosiddetto carrello... Scusate, ma quando mai siamo stati buoni? ...si allinea perfettamente con quello europeo, passando da un più 0,4% di novembre a un meno 0,2% di dicembre. Con un salto indietro che ci riporta dritti dritti al 1959, con la differenza che allora il nostro PIL... Ah, ma scusate, appicciavo per l'attentato. Dei dati Istat sul lavoro hanno discusso in mattinata Palazzo Chigi, Renzi e il ministro dell'economia Padoan. Da Palazzo Chigi dicono gli effetti del Jobs Act sulla disoccupazione si vedranno nel tempo. Al centro dell'incontro anche le modifiche al decreto fiscale. Sentiamo Natalia Augias. Stefano Fassina. Mamma, ma parla al microfono, la catena di cancellato, risponde però Matteo Orfini, lasciamo perdere le ipotesi complottistiche. Non ci sarà nessuna norma che riguarda singoli cittadini. Se sono sorti dei problemi, come ha già detto in questi giorni il Presidente del Consiglio Renzi, ci sarà un ulteriore approfondimento rispetto ad un provvedimento che riteniamo importante, perché segna una svolta nel rapporto tra fisco e persone. Ma vaffanculo, crepa. Irritazione per il ritiro di una norma che definisce di civiltà questi solo maiali. Potrebbe interessare anche Berlusconi. Renzi si liberi dai ricatti. Vabbè, sono ancora vivi, sono tutti vivi. Nel partito di Berlusconi questi maiali. Potrebbe riverberare e questo qua è la stalla Senato, sull'Italicum. Una stalla dove ci sono tutti i maiali. Negativa per l'Italia la politica economica del governo, vogliamo arrivare a un accordo. Ci sono tutti i maiali, no le mucche, le galline, no, tutti i maiali. Istituzioni funzionanti e un arbitro neutro. Evidentemente a qualcuno tutto questo non piace, lo contrasta in tutti i modi. Funerale, tantissimi fans e i colleghi commossi. E sulla morte del cantautore indaga la Procura di Roma. Ci colleghiamo con il nostro inviato che si trova al Dimino Mur a Roma, Paolo Sommaruga. Sì, da una decina di minuti il feretro di Pino Daniele ha lasciato il santuario del Divino Amore, il piazzale delle mie spalle, lo vedete, si sta svuotando. Le 19 in Basilica Reale, presso Piazza del Plebiscito a Napoli. Sta arrivando a Napoli. Stamattina è arrivata la notizia che la Procura di Roma avrebbe aperto un'indagine per omicidio colposo sulla morte di Pino Daniele, al momento contro ignoti. L'indagine contro la famiglia. Infatti, la sera e poi la notte, tra domenica e lunedì, prima che l'artista morisse. Perché dovevano portarlo in ospedale, invece hanno portato dopo 2 ore da Pino Daniele. Inoltre i magistrati avrebbero disposto l'autopsia da effettuarsi dopo i funerali di Roma e Napoli. Vediamo con Emma D'Aquino la cronaca dei funerali del Divino Amore e poi le testimonianze di alcuni dei suoi colleghi. Il feretro di Pino Daniele è accolto dal lungo applauso dei suoi fan. Qui la maggior parte sono romani, centinaia accalcati, stipati, dietro le transenne improvvisate davanti al santuario del Divino Amore. Rimasti in attesa dalle prime ore della mattina con uno striscione, un fiore, aspettando chi conoscevano solo attraverso le sue canzoni. Era una persona, secondo me, speciale e
E poi le sue canzoni hanno accompagnato la mia vita per tanti anni. E mi piaceva tutto di lui, quindi la chitarra, le canzoni, le parole, questa sua voce particolare. E amava Roma e infatti è giusto il riconoscimento di fare il doppio funerale sia a Roma dove viveva che a Napoli dove c'è tutta la sua famiglia e dove è nato. Ci sono i familiari, è una grande famiglia quella di Pino Daniele, uno dei fratelli, la sua somiglianza impressionante con l'artista. Ad ufficiare padre Renzo, il francescano, amico personale di Pino Daniele, quel frate, custode dei segreti dell'animo del cantante, dei suoi pensieri, quelli più profondi. Pino era devoto di padre Pio, dice, la sua omelia più volte interrotta dagli applausi di chi non ha trovato posto in chiesa non è solo un ricordo personale. Preghiamo per Pino. Rallegrati cuori, tante persone, preghiamo per lui, ha bisogno di questo. Suona la sua musica, la sua voce risuona nel piazzale, sembra quasi di vederlo mentre canta. In questo sì, ogni volta che sto facendo una cosa, aspetta. L'artista si era riunita per il matrimonio di uno dei suoi figli. Oggi, in saluto, prima del funerale nella sua Napoli. Non mi serve. Lui è stato il grande innovatore. Abbiamo perso una luce che ci faceva a vedere la musica oltre, era molto più avanti di tutti. Abbiamo perso il più grande. Napoli ha perso come se fosse caduto in maschia a Giovino, un monumento, cioè un monumento troppo importante. Oggi i napoletani siamo tutti più deboli, perché Pino era un grande napoletano. Il saluto di amici e colleghi, l'affetto, passano tra gli altri Renato Zero, Antonello Venditti, troppo commossi per parlare, Marco Mengoni, Giovanotti e molti dei suoi vecchi compagni di viaggio. Pino c'è sempre, Pino ci sarà e noi aspetteremo sempre quella telefonata, se l'abbiamo nel cuore. Napoli ieri ha dimostrato quanto affetto e quanta riconoscenza nei confronti di questo grandissimo artista. Per noi il Jimi Hendrix napoletano è Pino Daniele. Si è andato una parte grossa del nostro cuore. Qual è stato il suo più grande insegnamento? Ma il più grande insegnamento io credo che sia i piedi per terra, l'umiltà e a testa alta, quindi questo. Of the Italy. Questa sera dunque alle 19 il secondo funerale di Pino Daniele è celebrato a Napoli nella Basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito. Mamma mia, da che c'è stata sera là? Scorsa notte hanno cantato le sue canzoni. Sentiamo Felicita Pistilli. Guarda quanta gente qua a piazza Plebiscito, sintetizzati nel luccichio delle candele in quella piazza da cui tutto è incominciato, dove le sue canzoni riecheggiano e sembra quasi che laggiù in fondo, superato il muro di teste, ci sia ancora il palco. 30.000 persone, forse il doppio, c'è chi dice 100.000, ma non contano i numeri, conta l'affetto sincero impresso in questa folla che ha lasciato lo sgomento sui social network, da dove è stata lanciata l'iniziativa Si Ritrova Insieme. Voci che si accavallano in piazza Plebiscito scandiscono il tempo di Napoli che aspetta questa sera alle 19 proprio qui nella Basilica di San Francesco di Paola l'altro funerale di Pino Daniele, quello che questa gente ha chiesto e ottenuto, doveroso, ripetono tutti, per lui che la città ce l'aveva sotto pelle pure quando l'ha mescolata con altri ritmi e sonorità. Il cielo sopra Napoli ieri sera sembrava rendere omaggio all'artista, la luna pienissima, un altro tributo accanto a foto, striscioni e musica. Nuovo caos a Roma nel giorno dell'Epifania, in servizio solo.